A tenere il talk è il segretario dell'Associazione Auto Italia. Ecco qui, un applauso perché Marco anche lui fa parte, diciamo, dello zoccolo duro dell'associazione. Adesso ci arrivo. È tutto bianco, fatto Fatto apposta, è fatto apposta. Cioè, io sto facendo la chiacchiera per intrattenere e qui state a puntare il dito sulla slide. Cioè, non lo so. Allora. Ecco qua, Oh, ci siamo. bravo! Ci siamo. Va bene, Marco, buon lavoro. Grazie, presidente. Allora, mi presento, io sono Marco Calcagni, sono il segretario dell'associazione. Conosco Odoo da quando si chiama Odoo, ovvero dalla versione 8 in avanti. E prima mi occupavo di macchine su AS400, quindi mainframe dell'IBM, eccetera. Quando ho conosciuto questa roba, Odoo, mi sono innamorato e ho cambiato completamente. Oggi sono a presentare qualcosa che sono i cespiti. I cespiti, io non sono il papà dei cespiti, il papà dei cespiti è in sala, che si chiama Alessandro Camilli. Ok? Voglio fare in questa presentazione un po' di storia. Che cosa sono i cespiti, come vengono gestiti nel mondo, come li abbiamo italianizzati e poi faccio vedere delle slide su come vengono usati, come li facciamo usare. Allora, quando ho conosciuto Odoo, appunto era la versione 8, e in ogni momento che si parlava di cespiti, nella community scappavano tutti, non c'era più nessuno. E quindi ai clienti che cosa gli andavamo a dire? I cespiti si fanno una volta all'anno, li puoi fare anche a mano. I cespiti si aggiustano il bilancio, quindi li puoi calcolare a mano. I cespiti sono troppo complicati, fateli fare dal commercialista, altrimenti che lo paghi a fare. Ok? Funzionava, eh? Funzionava. A Finché arrivò Camilli. un certo punto, a Firenze arrivò un certo Alessandro Camilli, che stufo di raccontare sempre la stessa storia, ha presentato un modulo che si chiama Asset Management. Ok, da quel giorno noi in ufficio beviamo. Ok? E lo ringraziamo sempre. Eccolo qua, Firenze. Allora, che cosa sono i cespiti? Cespiti, asset, ok? Quindi è qualcosa, un bene durevole che io compro in azienda, il cui costo non lo faccio ricadere tutto in un unico periodo, ma lo vado a suddividere in periodi successivi. I cespiti sono soggetti ad ammortamento. L'ammortamento è appunto la pratica che si usa per suddividere il costo in periodi e in esercizi diversi. Quindi, preso da Wikipedia, in economia l'ammortamento è un procedimento contabile col quale il costo pluriennale di un bene viene ripartito tra gli esercizi, secondo la vita utile del bene stesso, facendo partecipare per quota la determinazione del reddito degli esercizi. In poche parole, se io compro un computer, un'auto, una scrivania, un brevetto, un software, sono dei cespiti e quindi vanno ammortizzati. Ed è una cosa molto semplice. I cespiti nel mondo, quindi viene comprato un bene, io stabilisco quanto è il costo, lo so, stabilisco quanto è il valore residuo alla fine del periodo che intendo, prendo questo costo e lo divido per gli anni, per chi mi serve, quindi la cosa è estremamente semplice. I cespiti nel mondo, quindi Odoo che come fa a gestire questa cosa? C'è il modulo nei cespiti in versione enterprise e quindi che cosa faccio? Prendo il computer da tavolo, vale 700 euro, penso di venderlo a 100 euro, lo vado a dividere in quanti esercizi? Cioè il puntatore, suddivido per 3 anni, inserisco questi valori e il sistema mi ha calcolato l'ammortamento. È una roba molto semplice, quindi prende e dice ok, vale 200 euro, ammortizzo 200 euro, 200 dollari all'anno e ho fatto. Però li abbiamo italianizzati, ok? E quindi iniziamo. Super ammortamento, ammortamento anticipato, ammortamento accelerato, ammortamento civilistico, ammortamento fiscale, beni uso promiscuo, ammortamento ridotto. Non imputazione per il Covid, questa è una novità, diciamo, dell'ultimo periodo, eccetera. Quindi quello che ha fatto Odoo o OCA, OCA, io la chiamo OCA, non funziona più perché non rispetta nessuna di queste regole. E quindi
Adesso iniziamo a vedere come funzionano i cespiti, quindi il modulo dell'asset management che ha preparato Alessandro. Ops. Questo modulo funziona sia in Enterprise che Community, quindi è disponibile in entrambe le versioni. In Enterprise è più bellino perché c'è l'icona, però poi il funzionamento è uguale. Nella gestione di un cespite, io creo il cespite, gli attribuisco una categoria, vado a dare delle informazioni nella fattura, cioè di dove ho comprato il bene, e inserisco queste informazioni, quindi creo il nuovo cespite. Ok? In questo caso ho preso un impianto di confezionamento, gli ho detto la categoria, gli ho impostato la categoria, gli ho dato un codice al mio cespite, gli ho detto da chi l'ho comprato e il sistema subito mi propone di avere un ammortamento sia civilistico che fiscale. Queste sono delle configurazioni che faccio vedere alla fine. Ok? Quindi a un certo punto premo la funzione di genere ammortamento e il sistema si mette lì e macina i numeri e mi tira fuori dei dati. Ok? E quindi che cosa fa? Nelle righe del riepilogo del cespite che è stato calcolato, lui mi va a calcolare gli ammortamenti e quindi andando a vedere nelle righe, qui abbiamo due tipi di ammortamento, uno civilistico e uno fiscale, in cui il sistema fa dei calcoli che sono diversi. Perché sono diversi? Per quelle famose italianizzazioni che abbiamo fatto prima, che abbiamo detto prima. Perché il cespite, l'ammortamento civilistico serve per fare il bilancio, l'ammortamento fiscale serve per calcolare le tasse che bisogna andare a pagare. In genere. Ok? Un esempio, qui abbiamo un esempio di un cespite che ha più quote di ammortamento nell'anno. Vedete che il sistema che è stato creato ti crea automaticamente le scritture contabili, quindi io con un clic posso risalire alla scrittura che mi ha generato quel cespite e anche la scrittura di ammortamento. E in questo ho tutte le informazioni che mi servono per gestire i cespiti secondo la fiscalità italiana. La cosa che noi abbiamo visto, cioè quella di creare un cespite partendo da zero, può essere fatta anche in maniera semplificata partendo direttamente dalla fattura di acquisto. Quindi io dalla fattura di acquisto di un fornitore che mi sta fornendo un cespite, quindi un bene ammortizzabile, posso andare a indicare che il bene è di tipo ammortizzabile, il sistema mi dice ok, lo creo nuovo, lo aggiungo a quello esistente, oppure eventualmente sto dismettendo un cespite, quindi lo sto vendendo. Questo, per esempio, è un esempio di un cespite che è composto da un acquisto iniziale, ok? E poi questo acquisto iniziale è stato arricchito da successivi acquisti, da successive fatture di fornitore che vanno ad arricchire il valore del cespite. Supponiamo che io sto comprando un impianto di confezionamento, io avrò chi mi ha venduto la macchina, ok? Poi avrò l'azienda che mi ha fornito l'impianto elettrico, poi avrò l'azienda che mi ha fornito il sistema di controllo. Tutte queste fatture che io ricevo le vado a mettere insieme perché mi arricchisce il valore del cespite. E questa cosa qua viene fatta, sono tutte informazioni che risiedono proprio nella grafica del cespite. Cosa molto importante che serve a chi poi vuole preparare il bilancio e che fa delle analisi, eccetera, fa un controllo di gestione, è quella di poter andare a gestire le righe di ammortamento. E quindi in questo caso qua io posso andare a vedere tutti gli ammortamenti che ho calcolato nell'anno, gli ammortamenti di una determinata categoria di cespite, e ho tutte le funzionalità che sono proprie delle liste che vengono utilizzate all'interno di Dodoo. Quindi le raggruppo per conto, posso per anno di acquisizione, per fornitore, per tipo di ammortamento, per categoria di ammortamento. Quindi da qua posso farci tutte delle analisi e anche esportarli su Excel per farci delle verifiche, delle eventuali correzioni e quant'altro. E quindi è qualcosa molto... c'è tutta la funzionalità della struttura di Odoo dietro. Ok? Dopodiché abbiamo la stampa del registro dei cespiti, che è anche questo una cosa che potrebbe sembrare molto semplice, però noi l'abbiamo italianizzata con della roba così e questo è quello che vogliono tutti quanti i commercialisti, i fiscalisti e quant'altro quando andiamo a stampare un libro dei cespiti. Ovviamente essendo un report all'interno dell'infrastruttura di Odoo lo possiamo fare in PDF, in Excel, in HTML e come dice Fabienne, super fast e super cool.
per chi non conosce Fabiani, in ogni presentazione lui dice 10 parole, 7 sono super. Ok? Adesso, diciamo, abbiamo visto come funzionano, però per farli funzionare in questo modo molto semplice, vanno fatte delle configurazioni. Attenzione, quando io dico molto semplice, se io prendo una persona che non ha esperienza nella gestione dei cespiti, ho configurato correttamente i cespiti, lui dall'import di una fattura elettronica riesce a gestire i cespiti in maniera molto semplice, perché è una procedura estremamente guidata, è guidata da queste cose che andiamo a vedere adesso. In primo luogo abbiamo la natura dell'ammortamento. La natura dell'ammortamento noi abbiamo civilistico e fiscale. Questi sono già preimpostati nel momento in cui io installo il modulo. A questo io spesso dico ai clienti, io posso aggiungere anche un'ulteriore modalità. Cioè, se io volessi gestire i cespiti per fare un controllo di gestione, quindi avere dei KPI sull'andamento della mia azienda e sugli investimenti che ho fatto, che non segua le regole che mi ha dettato il codice civile, e quindi che seguono le norme della contabilità, potrei avere anche una categoria che posso chiamare gestionale. E quindi io ho il computer, lo devo ammortizzare, devo farne l'ammortamento civilistico, lo devo ammortizzare in 5 anni. Però io che faccio questo per mestiere, il computer lo cambio ogni 3 anni. Se io voglio sapere quel cambio che faccio ogni 3 anni, quanto mi incide sul mio conto economico, eccetera, lo posso fare andando a creare delle categorie ulteriori. Dopodiché vado a vedere i metodi di ammortamento, immateriale e materiale. Anche questo, c'è la norma che ci dice che vanno fatti così, non ho mai capito perché, qual è la differenza, o meglio, cambiano dei coefficienti di analisi. Vado a determinare anche il tipo di operazione, anche questo esce già tra i dati di base quando vado a installare il modulo, quindi una rivalutazione o una svalutazione, però posso aggiungere anche degli altri metodi volendo. Categorie dei beni. La categoria dei beni per me è il cuore della gestione dei cespiti, perché è dove vengono stabilite tutte quante le regole per far funzionare i cespiti. Andiamole a vedere un pochino in dettaglio. Allora, in primo luogo, nella parte alta, torno qua, fatto del cespite, ok? Andiamo a stabilire che tipo di ammortamento voglio andare a calcolare. Gli dico qual è il coefficiente di base e qual è la quota di ammortamento e il tipo di ammortamento che vado a calcolare, quindi se è materiale o immateriale. Posso indicare se c'è il prorata, quindi se devo tener conto effettivamente di quando è entrato in funzione quel cespite, o altrimenti lo vado a calcolare secondo le norme che vengono dal codice. Il coefficiente che vado ad utilizzare per determinare il valore da ammortizzare, per esempio qua c'entra il superammortamento al 140%. Io compro una cosa, però la devo ammortizzare per, la pago 100, la devo ammortizzare per 140. Per gestire questa roba qua vado a utilizzare questo coefficiente. Vabbè, poi la quota di ammortamento da applicare e il metodo da utilizzare. Vi ricordate quello di Odoo che vi ho presentato all'inizio? Quello dice: io il cespite lo ammortizzo in quanti anni? La norma noi ci dice che alcuni cespiti sono ammortizzati al 12,5%. Ok, ma quanto è in termini di anno? Ok, viene 7 anni e mezzo. E quindi in quel caso io il modulo che ho visto prima non lo posso comunque andare ad utilizzare. Poi vado a indicare quali sono, che impatto ha sulle scritture contabili, quindi sulle scritture di prima nota. In primo luogo c'è un registro, in cui io consiglio di creare un registro apposito per i cespiti. Dopodiché vanno indicati sempre 3 conti. Questo è il conto del bene ammortizzabile, che è quello che utilizzo di tipo patrimoniale, che porterà l'intero importo del valore del cespite. Poi avrò il fondo, che è quello che accumula le quote che sono state accumulate nel corso di vita del cespite. Quindi se io compro un cespite per 1000 euro, ne ho stabiliti la quota di ammortamento e quindi l'ho ammortizzato per 700 euro, quindi avrò fondo, il software per 1000 euro e il fondo per 700 euro. Il conto dell'ammortamento, questo qua è il valore, è il conto che raccoglie il costo nel periodo di quel determinato cespite. Dopodiché qui abbiamo
un'eventuale plusvalenza e minusvalenza che si utilizzano quando io vado a cedere il cespite. Se io ho un cespite che mi è costato 1000, l'ho ammortizzato per 800, lo vendo a 300 euro, avrò una plusvalenza di 100 euro. Dove trovo l'asset management? L'asset management è disponibile ovviamente su L10N Italy, okay? Ed è disponibile per la versione 12. Per la versione 14 al momento c'è solo una APR che è funzionante, però va completamente testata perché i test non sono ancora finiti, ed è sempre disponibile sotto forma di APR, anzi di cui vi invito di provarlo, di farci qualche giro e di andare a indicare se ci sono delle particolarità che non sono state gestite o meno, perché il cambio dalla versione 12 alla versione 14 delle tabelle che sono alla base della contabilità è cambiato, e quindi questo può generare degli errori che, diciamo, in questo momento non li abbiamo ancora visti, però è così. Vi ringrazio per l'attenzione. Fatemi domande non tecniche, perché io non sono un commercialista, anzi ci litigo molto spesso. Question time. Eccolo, lo sapevo che lui faceva la domanda. Sì. Hai parlato di controllo di gestione, in quel caso a me la scrittura servirebbe in contabilità analitica, non nella generale. Sì, è una cosa che può essere, il modulo non permette di farlo in questo momento, però è un'integrazione che può essere fatta, volendo. Sì, tieni presente che generalmente i miei clienti che lo utilizzano fanno le registrazioni in bozza, si fanno le analisi, cancellano la bozza e poi rifanno le analisi. Però, diciamo, il sistema è molto versatile per fare i calcoli fatti per bene, ti consente di far usare ad una persona non esperta il sistema e a gestire bene i cespiti. I cespiti, ovunque vai, cioè, la mia esperienza personale, la raccontano tutti in maniera diversa. Ed è comunque un argomento molto complicato. Se posso aggiungere, di solito è gestito in Excel, così di solito l'ultimo in un progetto che avviene, di solito l'ultimo. Sì. Sì, da tenere presente che i cespiti, nella slide che vi ho fatto vedere io qua, chi utilizza la V14 al momento, dice sì, ma è una APR, ok, ma i cespiti io non li calcolo adesso. La maggior parte delle aziende li calcolano verso febbraio-marzo, perché stanno completando il bilancio e calcolano febbraio-marzo i cespiti dell'anno prima. E se non ci riusciamo, poi il commercialista... C'è il commercialista, dici che lo paghi a fare. Che lo paghi a fare. Sì, lo puoi fare. Dipende tutto da come imposti le tabelle, se le imposti lo puoi fare. C'è una, almeno sulla 11 che uso io, c'è una voce apposta che ti fa l'estrazione, la stampa specifica alla data. Casomai se non c'è l'integrità. Va bene. Marco, poche domande, sono fortunato. Ma tu sei arrivato a quest'ora con i cespiti? E dopo Pedro e Davide. Dopo Pedro. Vabbè, adesso ci vuole un caffè con cioccolatino. Facciamo un applauso a Marco.